Toscana, rinascimento senza fine. Emiliano Coltorti, Emilio Coltorti, Martina Felli, Melina Martello, Francesco Vairano, vi proporranno un live tratto dal Cookie Noise in esclusiva su Audible. A proposito di questo, dovreste esservi seduti sopra o accanto a una bellissima litografia che è questa che ho qui e che è un'altra esclusiva di questa sera, che è stata realizzata da Audible in collaborazione con Panini DC Comics. E la trovate solo qui, è un'altra super esclusiva per voi super fortunati. E questo che state per ascoltare è uno spettacolo unico che è stato realizzato grazie alla sapiente collaborazione con il quintetto Censis, che vedete qui schierato, Rossana Panzani, flauto, Nicola Nini, oboe, Daniele Dampellini, fagotto, Massimo Marconi, corno, Emanuele Gaggini, clarinetto, Riccardo Romano. Parte importantissima di questo spettacolo, cioè quello che insomma caratterizza Audible, cioè la voce. E chiamo sul palco i protagonisti italiani di Sandman, che ripeto, che li avevo già nominati, Emiliano Coltorti, siamo nelle terre del sogno, in cima a una scogliera, un paesaggio cupo e desolato, sferzato da un vento freddo e insistente, fa da sfondo alla conversazione tra due personaggi tormentati. Lei si chiama Rose Walker ed è una giovane donna. Sta per scoprire un terribile segreto che la riguarda. Lui è Morfeo, un immortale, signore delle terre del
il sole. È magro, ha la pelle bianchissima, i capelli neri. Nei suoi occhi splendono due stelle. Che cosa sono io? Sei un vortice di sogni, Rose Walker. E stai dicendo che dato che sono un vortice o quel cavolo che è, allora devi uccidermi? È questo che stai dicendo? Sì, è quello che sto dicendo. Stai scherzando, vero? Insomma, mi hai salvato la vita in quell'assurdo hotel, con quel pazzo grassone. Mi hai salvato la vita? E ora vuoi uccidermi? Deve essere uno scherzo, giusto? No. No, non stai scherzando. Vuoi uccidermi veramente? Io non ci posso credere. Io, sai, per un momento mi sono davvero preoccupata. Ma questo è solo un sogno. Allora di cosa ho paura? Prima o poi mi sveglierò. E andrò al piano di sotto e racconterò ad Alla questo assurdo sogno. E riderò a crema pelle. Tutti e due rideremo. Rose, mi dispiace, ma sei in errore. Hai ragione, questo è un sogno, ma non uno di quelli da cui ti sveglierai, né ora, né mai. Rose. No. Va bene, ti credo. Mi prenderei in giro da sola se facessi finta che non stia accadendo. Non lo capisco, ma ci credo. Dimmi solo una cosa. Che cosa? Perché io? Terre del sogno, paludi tempestose. Gilbert si affretta, Matthew sbatte le ali. Sembra così poco familiare. Le terre del sogno sono cambiate in questi 50 anni, Matthew. Dici? Non saprei. Dobbiamo sbrigarci, Matthew. Credi di potergli impedire di far del male alla ragazza? No, non credo di potere. E allora perché lo facciamo? Non vorrei far arrabbiare il capo. Io non credo di potere, ma posso sperare. Posso pregare. Sono certo che il nostro Signore sia già arrabbiato con me per aver disertato le terre del sogno. Non c'è niente che possa fare per peggiorare la situazione. Quindi eri un pezzo grosso nelle terre del sogno ai vecchi tempi? Un momento. Fammi riprendere fiato. Il paradiso dei marinai. Strano nome. Chi eri? Chi? Mio caro Pernuto, sembra proprio che tu sia vittima di un equivoco. Il paradiso dei marinai non è un chi, è un dove. Non ero una persona media, ero un posto. Adesso affrettiamoci, amico Borgo. È sempre più freddo. Siamo vicini ormai. Cima di una scogliera. Una volta in ogni era si forma un vortice. Nemmeno io so il perché. Un mortale che brevemente diventa il centro delle terre del sogno. Il vortice per sua natura distrugge tutte le barriere tra le menti sognanti, distrugge il caos ordinato delle terre del sogno, finché una miriade di sognatori non vengono intrappolati in un enorme sogno, finché tutti i sogni non diventano uno. Poi il vortice collassa su se stesso e così sparisce. Quindi anche il problema sparisce?
Vortice raccoglie elementi dei sognatori dentro di sé, danneggia le terre del sogno, irreparabilmente. Non lascia niente a parte oscurità. È una delle mie funzioni impedire che accada di nuovo. Di nuovo? È già successo una volta. Un mondo è andato perduto, Rose Walker. Eoni fa, dall'altra parte dell'universo, ho fallito nel mio compito. Un intero mondo è perito. Sono morti tutti. Non accadrà di nuovo. Ma se tu sei il re di questo posto, non puoi, che so, tirarmelo via con un trucco magico? Non so, magari impedire che succeda? Io sono il signore di questo regno e i miei desideri sono legge. Ma non sono onnipotente. Tu fai parte del mondo dei vivi, Rose Walker, e sei un vortice. Solo quando il vortice muore, le terre del sogno sono salve. Ma la morte non è sempre una brutta cosa, Rose. Potresti restare qui, nelle terre del sogno. Alcuni mortali hanno questa alternativa. Il mio corpo, Matthew, una volta era un mortale. Io non voglio morire. Gilbert li raggiunge trafelato. Ah, Rose Walker, sei lassù? Gilbert! Sì, sono io. Gilbert! Grazie a Dio sei qui. Quest'uomo, lui dice che mi ucciderà, lui... Lo so, Rose Walker. Il paradiso dei marinai. Sì, mio signore. Perché te ne sei andato? Contavo su di te, mi fidavo di te. Eri così affidabile. Eri il cuore delle terre del sogno. Me ne sono andato perché ero curioso e perché ero stanco. La vita come essere umano ha una concretezza che non avevo mai sognato nelle terre del sogno, mio signore. Le piccole vittorie, le minuscole sconfitte. Avevo le mie ragioni. Ma questo non ha importanza. Questa ragazza, Rose Walker, signore, offro la mia vita in cambio della sua. Non è un'opzione. La ragazza deve morire, in modo che le terre del sogno possano sopravvivere. No. Mi dispiace. Stanza in una casa di cura. Inghilterra. Alba. Unity Kincaid ha sempre più difficoltà a rimanere viva. La vita è così. Unity sente una voce, la sua voce, che le sussurra nell'oscurità. La voce le sussurra della sua vita prima del lungo sogno. Le sussurra dei sogni d'infanzia di un alto uomo scuro, i cui occhi danzavano come stelle gemelle nella sua testa. Le sussurra la verità. E mentre cede al sogno, il suo respiro si fa lieve e si ferma, morendo in un mondo che finalmente comprende gli uniti sogni. Un battito d'ali. Matthew arriva in volo e atterra accanto a Morfeo. Ciao, capo! Matthew, hai riportato a casa il paradiso dei marinai. Mi hai servito bene. Gilbert? Sì, Rose. Ascolta, non c'è niente che possiamo fare per fermarlo. No, no, non c'è niente che lui possa fare. Il paradiso dei marinai. Non so trovare nel mio cuore la forza di punirti per esserne riandato. Non adesso. Tuttavia, è tempo di riprendere ancora una volta la tua posizione designata. Senta, Miss Walker, si fidi di me. La morte non è così brutta, ci si abitua. Io l'ho fatto. Non che facessi questa gran vita, tutto sommato. Ditevi addio. Devo scusarmi con lei, Miss Walker. Scusarmi
per non essere stato un bravo essere umano. Anzi, neppure la copia di un buon essere umano, dovrei dire. E ora che ha più bisogno di me, a quanto pare, l'ha tenuto di nuovo. Falla finita e dimmi addio, Gilbert. Oppure mi metterò a piangere e non voglio dargli questa soddisfazione. Addio, mia cara. Le bacio la mano. Lei è stata la cosa migliore dell'essere umano. Dopo la sua morte, se dovesse restare nella terra del sogno, venga a farmi visita. Cammini sui miei prati e le verdi radure. Si riposi sotto i miei alberi. Immediatamente il paesaggio brullo e roccioso in cui sogno ha portato Rosa si trasforma in un prato idilliaco, circondato di alberi e montagne. I fiori sbocciano tutto intorno. Orfeo e Rosa sono nel punto esatto in cui erano prima. Metrin è ora appollaiato su un basso cespuglio, guardandosi intorno meravigliato. Siamo nel paradiso dei marinai. Così? Questo è il paradiso dei marinai? Bel posto. Il mantello di Morfeo è ora un cappotto che si apre alla brezza, sbottonato su un paio di jeans neri e stivali neri. È a torso nudo, secondo la tradizione dei carnefici. Mi dispiace, Rosa. Non c'è niente di personale in questo. Abbiamo tutti delle responsabilità e questa è una delle mie. Mi dispiace. Cristo santo, fallo e basta. Smettila di scusarti e fai quello che devi fare. Ok? Falla. Fermati. Vi raggiunge Unity, una giovane donna con una camicia da notte di pizzo di un'altra epoca. Rose la trova familiare. Potrebbe essere addirittura il suo riflesso in uno specchio. Non morirà lei stanotte, ma io. Ciao, Rose. Ciao. Ci conosciamo? Oh, non ho più questo aspetto, vero? Uffa, quante cose si dimenticano. Sono tua nonna, Rose. Sono Unity. Unity. Che posto meraviglioso questo. Sì, era un mio amico. Non so chi tu sia, ma ti ordino di lasciare questo luogo. Ho un compito da svolgere con questa donna. No, non mi hai sentito. Il tuo compito è con me, non con lei. Rose è un vortice. Può darsi, ma io sarei dovuta essere il vortice se non ti avessero imprigionato lontano dalle terre del sogno. Sarei stata io. Riesco a capire. Certo che no. Chiaramente non sei molto sveglio, ma non te la prendere. Nipote mia, vieni qui. Rose, una volta ti ho dato un anello. Adesso voglio che entri dentro te stessa e che mi dia qualunque cosa ti renda il vortice. Come, scusa? Dammi il tuo cuore. Il mio cuore? Sto morendo. Non abbiamo molto tempo. Stai sognando, è tutto possibile. Fallo e basta. Ok. Rose chiude gli occhi, solleva la mano e senza sforzo la infila attraverso la gabbia toracica nel suo petto. Riesco a sentirlo. L'ho preso. Rose ritira la mano che stringe un cuore. Non un cuore umano organico, ma una cosa più simile a una pietra preziosa, sfaccettata di un rosso intenso,
che risplende alla luce del sole. Questo, grazie Rose, lo prendo io. Sono io il vortice adesso, re dei sogni, come avrei dovuto essere tanti anni fa. Sono il vortice. Stanza di Unity. Lei ora anziana si siede sul letto. Io sto. Si accascia sul letto, senza vita. Il paradiso dei marinai. No. Unity, che c'è? Che è successo? Sei morta. Lascia che ti aiuti. La giovane Unity si alza. Non serve più, Rose Walker. Ci sono cose qui che neanche io comprendo. Ma il vortice è sparito. Sparito? Lascia questo posto, bambina. Ti riporterò tuo fratello dalle rive del sogno. Lui riprenderà conoscenza domattina. Vedilo come un regalo da parte mia per te, Rose. La tua famiglia ha sofferto abbastanza. Addio, Rose Walker. E alla fine si sveglia. Oh. Inizia a battere a macchina. Sono passati 6 mesi. Che è successo da allora? Smette di battere, riflette. Rose è seduta nella sua camera da letto, nella casa che divide con sua madre e suo fratello. È più grande della stanza che aveva in casa di Al. Ha un bagno privato. Sparsi intorno a lei ci sono fogli accartocciati, tazze di caffè e un paio di CD senza copertina. The Idiot, The Iggy Pop, The Trinity Session, The Cowboys Junkies. Rose ha più disponibilità economiche attualmente. Ho ricevuto una lettera di Anna l'altra settimana. Vende la casa e si trasferisce a Ovest. Leggendo tra le righe, credo che abbia conosciuto qualcuno, ma non l'ha detto apertamente. La casa delle bambole che una volta apparteneva a Unity è sul tavolo accanto a lei, battendo a macchina. Ken e Barbie si sono lasciati. Ken si è trovato un'altra compagna che è identica a Barbie più giovane, mentre Barbie ha dato seriamente di matto. Al non è entrato nei dettagli. È andata a stare da amici a Manhattan. Le donne ragno stanno comprando la casa di Al. Nella lettera dice che Zelda gli ha parlato l'altro giorno. La pila di libri vicino al letto ha accompagnato il ritiro di Rose dal mondo. Tra i titoli che si distinguono a questa distanza ci sono L'impero dei non sensi, Abbiamo sempre vissuto nel castello, Sleeping Flame, Storie di fantasmi di un antiquario e Uno specchio lontano. Appunti e segnalibri sono infilati fra le pagine. Nessuno ha più visto Gilbert da allora. Viviamo nella grande casa che la mamma ha comprato, poco fuori Seattle, dove è cresciuta.
Abbiamo avuto più soldi di quanti si possa immaginare. Nonna Unity era più ricca di chiunque conosca. Strano, eh? Tutti quei soldi e non ha mai avuto una vita. Lei... Rose, smette di battere a macchina. Ora è in bagno. Si sta tagliando i capelli. Ormai aveva una lunga ricrescita. C'è una tinta per capelli nell'armadietto del bagno da un bel po'. Non esco più molto. Sii sincera, Rosalita. Sii sincera. Nessun altro leggerà mai quello che scrivi sul tuo diario. Esce dal bagno e torna in camera. Si siede e riprende a scrivere a macchina. Non esco dalla mia stanza, eccetto che per mangiare, di notte, quando mia madre e Jen dormono. Dal giorno in cui ci siamo trasferiti qui, mesi fa. Leggo, ascolto dischi. A volte me ne resto seduta, a fissare il vuoto. Scrivo su questo diario, o quello che è. Penso. Torna in bagno e risciacqua la tinta. Un anno fa è morta la mia migliore amica. Si chiamava Judy. È stata uccisa, o forse si è suicidata in una specie di massacro, in una tavola calda. Torna nella sua stanza. Mi aveva chiamato il giorno in cui è morta. Si era appena lasciata con la sua ragazza, donna, ed era messa male. Penso spesso a Judy. Osserva il ritaglio di giornale, attaccato alla sua bacheca. Il titolo recita: Sei vittime del ristorante della morte. Sotto ci sono le foto sgranate di Judy Talbot, Betty Monroe, Gary Fletcher, Kate Fletcher, Mark Brewer e Marsh Jaworski. Riprende a battere a macchina. Vorrei poter parlare con Judy di questa roba. A parte Gilbert, era la persona più intelligente che conoscessi. Ma non posso parlare con nessuno di loro. Non più. Rose fa una pausa, guarda di nuovo la bacheca. Vi è appesa anche la foto spedita di un inglese dalla corporatura pesante e i baffi da tricheco. Indossa un monocolo e un abito di tweed, poggiato sul suo bastone da passeggio. L'etichetta dice G.K. Chesterton, 1874-1936. È la copia sputata della persona che Rose conosceva come Gilbert. Rose riprende a battere a macchina. 6 mesi fa ho fatto un sogno stranissimo. È stata la notte in cui Unity è morta e Jed si è ripreso. Se era vero, il mio sogno, che per buona parte è nebuloso e per molti versi non pare avere più senso, anche se all'epoca sembrava averne, allora niente ha senso. Se il mio sogno era vero, tutto quello che sappiamo, tutto quello che crediamo di sapere è una bugia. Significa che il mondo è solido e affidabile quanto uno strato di schiuma che si trova in cima a un pozzo di acqua nera che affonda all'infinito. E in quegli abissi ci sono cose che non voglio neanche immaginare. No. Significa più di questo. Significa che siamo bambole. Non abbiamo idea di quello che ci succede. Ci illudiamo di dominare la nostra vita, mentre alla distanza di un foglio di carta ci sono esseri che ci farebbero impazzire a pensarci troppo, che giocano con noi e ci spostano di stanza in stanza e ci mettono via la notte quando sono stanchi o annoiati. Nel mio sogno avrei potuto distruggere chiunque nel mondo. Nel mio sogno Gilbert non era neanche un uomo, era un posto. Nel mio sogno nonna Unity si è sacrificata per me. I sogni sono assurdi e stupidi e mi mettono paura. Sono 6 mesi che non dormo bene la notte. Questa casa è bella, troppo grande,
mi va bene così. Significa che non sono costretta a vedere nessuno, se non voglio. Ok. Estrae il foglio di carta dal rullo e si alza. Questa è la mia storia. C'è addirittura un lieto fine. Jed e Rose e la loro mamma sono finalmente riuniti e vivono tutti insieme in una grande, vecchia casa. Ho rimuginato su quella notte per troppo tempo. 6 mesi. E ho deciso. Il mio sogno assurdo, era solo un sogno, ecco tutto, solo un sogno, e alla fine si svegliò. Esci. Morfeo, il signore del regno del sogno, siede nella stanza del trono, nel suo castello. Indossa il suo mantello di velluto più impressionante, stivali neri e una cintura di pelle nera. Si è vestito per l'occasione. Si alza, attraversa la stanza del trono fino alla porta, discende i gradini e cammina fino alla porta distante che immette nella galleria. La galleria dei sigilli. La stanza presenta gli emblemi di ciascuno dei fratelli di Morfeo tra gli Eterni. Il Signore dei Sogni cammina fino a fermarsi di fronte al cuore d'argento, che rappresenta desiderio. Lo solleva. Desiderio, sono nella mia galleria e tengo il tuo sigillo. Parla con me. Desiderio appare sul muro più distante come attraverso una porta. Oh, dolce sogno, questa sì che è una sorpresa, quasi un evento, per meglio dire. Bene, sto arrivando. Tu? Cosa? Oh, ma certo. Sai di essere sempre il benvenuto nelle mie... Fortezza di desiderio. La sua immagine si materializza sul pavimento. Nelle mie camere. È un piacere rivederti. Posso offrirti qualcosa? Qualcosa che desideri. Non voglio niente da te, a parte delle risposte. Ho riflettuto molto su certi eventi di quest'ultimo anno e sono arrivato ad alcune spiacevoli conclusioni. Davvero? Unity King Gate doveva essere il vortice dei sogni di questa era, eppure non lo era. Il vortice è stato invece trasmesso per linea ereditaria a sua nipote, Rose Walker. Capisco. È una cosa senza precedenti nella mia esperienza. Qualcuno si deve essere intromesso nei miei affari, desiderio. E questa faccenda riporta la tua firma. Mi stai forse accusando di interferire con il dominio di un altro membro della nostra famiglia? Ovviamente, è esattamente quello che sto facendo. E ti sto accusando anche di altro. Continua. Desiderio, chi era il nonno di Rose? Chi ha concepito sua madre mentre Unity era addormentata 50 anni fa? Sono stato così improvvido? No, no, hai coperto le tue tracce decisamente bene. Qual era il tuo vero intento, desiderio? Avrei dovuto uccidere una mia consanguinea con tutto ciò che avrebbe comportato? O era ancora più contorto di così? Se non avessi il mio stesso sangue. Ma ce l'ho? Sì, sì, è vero. Desiderio, ascoltami attentamente. Ricordati questo. Noi Eterni siamo i servi dei viventi. Non siamo i loro padroni. E
Esistiamo perché essi sanno, nel profondo del cuore, che esistiamo. Quando l'ultimo essere vivente avrà lasciato questo universo, allora il nostro compito sarà concluso. E poi noi non li manipoliamo. Semmai loro manipolano noi. Siamo i loro giocattoli. E tu e disperazione, e persino la povera Delirio, dovreste ricordartelo. Non capisco. Temo proprio che sia così. Molto bene. Ti dirò una cosa che di certo capirai, sorella, fratello. Interferisci di nuovo con me o con il mio dominio e dimenticherò che fai parte della famiglia, Desiderio. Ti credi davvero tanto forte da poterti opporre a me, a morte, a destino? No. Ricordatelo, fratello, sorella. La prossima volta che ti verrà voglia di interferire con i miei affari, non dimenticarlo. E Desiderio attraversa le camere nel cuore della fortezza. Cammina attraverso la soglia, sua cittadella e baluardo. E Desiderio si chiede: che cosa significa che siamo i loro giocattoli? Gli esseri umani sono creature di desideri, si contorcono e si piegano al mio volere. Se pensassi altrimenti, impazzirei come Delirio o abbandonerei il mio regno come il nostro fratello scomparso. Povero sogno, gli ho dato davvero fine questa volta. E Desiderio sorride e dimentica. Perché Desiderio è un essere che vive nell'istante. Desiderio cammina per gli infiniti corridoi della soglia, convinto che lui o lei sia il solo e unico artefice del proprio destino. E Desiderio non si sente per niente una bambola. Una bambola. Proprio no.
se già mi sono divise suo di voler, alla fine di gennaio arriverà la seconda. Grazie davvero a tutti per l'attenzione e grazie.